Eccoci qua! Da quando abbiamo lanciato l'idea, il progetto Dialoghi Sperimentali, questa è la prima volta che torniamo ad incontrarci di persona. E volevamo ringraziare i nostri amici da casa, i nostri seguaci temerari per averci accompagnato, seguito in questo percorso autarchico, sperimentale, creativo, modestissimo e minimale nei mezzi, nella realizzazione, perché questa era la nostra intenzione, l'idea iniziale, ma gigantesco nell'ambizione, quella di riunire, di parlare di arte non convenzionale, ecco, sperimentazione intesa come testimonianza di artisti non convenzionali, non ancora compiuti, non ancora etichettati o etichettabili. E per questo ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alle nostre serate, ai nostri dialoghi sperimentali, tutti quelli che parteciperanno, chi non lo farà, chi ci ha commentato, chi non ha mai commentato, chi ha avuto il coraggio, la forza, la pazienza di seguirci, chi ha chiuso dopo 30 secondi il video mettendo una croce sopra i dialoghi sperimentali. Ringraziamo tutti, vi salutiamo con affetto. Donatella Bartolomei, la mente dietro a tutto, dietro al progetto, il collante tra noi artisti disordinati e isolati in varie parti di questo bel paese, e Alessandro Conedera. E se avrete la pazienza di seguirci, come tu hai giustamente detto, mercoledì 28 abbiamo la prossima puntata di Dialoghi Sperimentali. Sperimentazione fonetica, c'è anche questo, insomma, sì. Io parlavo di ambizioni gigantesche, poi i dialoghi sperimentali e le palme, ma questo rientra nel nostro spirito. Ma le palme è il male. È il male da sconfiggere, sì. È lo spirito goliardico sperimentale dei dialoghi sperimentali. Derek, c'è anche Derek. E Pimpa, che non si vede. Nascosta. E la Pimpa è nascosta. Quindi, grazie a tutti. Ciao. Ciao.